in collaborazione con Stampa 3. Grafica e stampa in tutte le sue forme e colori. www.stampa3.it. Noi due insieme potremmo girare il mondo intero con una macchina come questa, perché è chiaro, basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo. Questa frase però non è mia, è di Kerouac. Ispirati da questa citazione di Lisa Jack Kerouac, vi invitiamo per un itinerario tutto on the road alla scoperta del territorio di Toano. 5 tappe che toccheranno i borghi di Manno, Corneto, Stiano e Cavola, tra arte, storia e tradizioni antiche che hanno superato il tempo. Seguiteci in questo nuovo percorso con una nuova puntata di Up. Siamo a Toano, un comune che si trova incastonato tra i boschi dell'Appennino reggiano. Il suo territorio è delimitato dai torrenti Secchiello, Secchia e Dolo e si trova su un territorio che fin dall'antichità era abitato da varie popolazioni. In particolare, dai ritrovamenti archeologici che sono stati fatti, sembra abitato fin da 7.000 anni fa, in particolare da popolazioni liguri prima e romani poi, per diventare in seguito un punto strategico in epoca matildica, perché proprio da qui sembra essere passata spesso Matilde di Canossa nei suoi viaggi verso la Toscana. Sì, infatti qui passava un itinerario che all'epoca era uno dei più accessibili tra l'Emilia e la Toscana. Infatti è tra il IX e il X secolo che diciamo si formano le fortune di Toano. Oggi Toano capoluogo, ma anche i suoi borghi, sono ricchissimi di testimonianze architettoniche e storiche veramente di grande interesse, come la Pieve di Toano, che è uno degli esempi di romanico più belli nel territorio montano, insieme possiamo citare la Pieve di Paullo e l'abbazia di Marola come esempi di romanico. E poi ci sono i borghi di Stiano, di Corneto, di Cavola, veramente che offrono dei percorsi e dei luoghi di grande interesse. E oggi noi insieme a voi andremo a visitarli in un percorso tutto on the road. Siamo con il sindaco di Toano, Vincenzo Volpi. Sindaco, il vostro territorio ha veramente delle carte vincenti che può giocare nell'ambito turistico e di promozione del territorio, a partire dagli edifici e dai borghi storici. Sì, il nostro è un territorio meraviglioso e invito tutti a venirci a trovare qui a Toano, anche la gente è molto ospitale. Abbiamo la Pieve, abbiamo l'altare del Ceccati, abbiamo il museo del Ceccati, abbiamo un sacco di cose bellissime da vedere, oltre ai paesaggi meravigliosi. Toano è particolarmente attenta alla valorizzazione dell'eccellenza del territorio, sia dal punto di vista storico-artistico, ma anche dal punto di vista turistico ed enogastronomico. Quindi siamo in un periodo particolare perché tra poco inizierà un periodo intenso dal punto di vista delle feste, delle sagre di paese. Sindaco, ci vuole raccontare quali sono gli appuntamenti più importanti che andremo a scoprire nei prossimi mesi? Ma il nostro territorio è ricchissimo, le nostre proloco, le nostre associazioni valorizzano ogni borgo, ogni angolo, ogni cantuccio del nostro territorio con feste bellissime, con ritrovi. A ottobre è la sagra di Cerredolo, abbiamo a Corneto un'altra festa della solidarietà alpina e un'altra festa a Manno sempre in ottobre, il
19. In autunno abbiamo la festa del tartufo di Cavola, due domeniche consecutive, le prime domeniche di novembre, nelle quali c'è una festa meravigliosa, tartufo, prodotti tipici, cultura, arte, eccetera. Poi ogni paese organizza diverse attività, diverse feste, bellissime. La vetta del Monte Castello è il punto più alto del comune di Toano e qui sorge la Pieve di Santa Maria Assunta. Un tempo accanto alla Pieve sorgeva anche un castello, ma oggi purtroppo del castello non c'è più traccia. La Pieve di Toano risale a poco prima dell'anno 1000. È considerato uno degli esempi più belli del romanico in Appennino reggiano. In questo momento ci troviamo al suo interno e, come potete vedere, è caratterizzata da blocchi di arenaria che le conferiscono una particolare solennità nonostante la semplicità delle forme. La struttura interna è a tre navate separate da questo massiccio colonnato sormontato da dei capitelli particolarmente interessanti. Perché? Perché questi sono capitelli originali che risalgono circa al X-XI secolo e sono decorati con esempi di intrecci tipici dell'Ars Canusina, con figure primitive e anche tralci d'uva e foglie d'acanto. Uno stile tipicamente romanico che proprio qui alla Pieve di Toano trova una delle sue espressioni più belle. Qui all'interno della Pieve di Toano vediamo che sull'altare ci sono alcuni strumenti musicali. Ci sono perché abbiamo chiamato un artigiano che è qui di Toano, Guido Castagni, che in realtà non nasce come liutaio, lui è insegnante in pensione, però ha sviluppato questa passione. Come è nata questa passione per un'arte antica che è quella della liuteria? È nata per la passione della musica e perché lo strumento, anche solo da vedere, per me è lo strumento più bello, è un'opera d'arte, io lo considero un'opera d'arte. Ce li fa vedere un po', qui c'è una chitarra e dei violini, insomma. Diciamo, è uno strumento in fieri, diciamo in legno e pioppo, diciamo la parte sopra è in abete, le fascie sono in acero. E questi sono i piroli, sono in bossolo, che è il legno più duro, insomma, per... Poi... Quindi ci vogliono 3-4 tipi di legno per fare un violino. Qui ad esempio ho utilizzato... questo è il bossolo, questo è acero, questo sarebbe l'acero campestre, che quello che noi chiamiamo opi, è un legno, è un albero che si trova nelle vigne, questo è olivo, e questi sono... Questi olivo sono intarsi, fatti con diversi legni. Queste sono le filettature che io faccio in noce, perché è un legno molto flessibile. E c'è anche una chitarra che ha realizzato lei. Ecco, per curiosità, per realizzare un violino quante ore ci vogliono? Circa 50-60 ore, diciamo. Poi dopo dipende da quello che uno vuole fare, dalle vernici che uno usa, sa, ci vuole parecchio tempo, comunque con 50-60 ore in diversi periodi. Ecco. Questo è un tre quarti, che è un violino più piccolo che ne usano i bambini perché hanno il braccio più corto. E questa insenatura che di per sé non c'è nei violini classici. L'ho fatta perché uno che avesse il braccio più corto utilizza, diciamo, per arrivare fino alla fine del manico. Quindi un violino da studio e da apprendimento? Studio, sì, per i ragazzi. Dice, questo è un 4/4, le misure sono regolari, normali. Io compro solo le corde, il resto è fatto tutto con legni che utilizzo io. Questa è la campetta, queste sono le marazzature, che sono poi quella che danno la parte estetica e sonora dello strumento. Tra l'altro, ecco, una sottolineatura. Qui siamo sull'altare e ci sono gli strumenti del signor Castagni, ma siamo ai piedi del crocifisso che domina qui il centro, l'abside della Pieve di Toano, che il signor Castagni ha restaurato.
Siamo arrivati a Manno, uno dei borghi in Sasso intorno a Toano, e abbiamo come nostra ospite Iris Ruggi della Proloco di Manno. Buongiorno Iris. Buongiorno. Iris, grazie. Iris, vuoi raccontarci la storia di Manno ma soprattutto da cosa nasce questa atmosfera meravigliosa che si respira qui, un'atmosfera tra l'altro che ha una caratteristica che abbiamo notato subito, ovvero il silenzio. Sì, Manno, le prime notizie che si hanno di Manno, si parla del 1134, cioè proprio certe, 1134, perché se ne parla in un documento che riguardante le chiese, compreso la chiesa di Visiaco. Però si sa che se n'era già prima. Delle notizie, anche perché comunque sempre fatto parte del plebanato di Toano, e già nel Novecento c'erano le famose documenti che si possono trovare. E, un altro documento molto importante, visivo, che si poteva vedere è su nel centro, che questa era una caratteristica dell'anno 1000, dell'anno 900-1000, quando si mettevano gli stemmi di chi costruiva o comunque di chi viveva in quelle case. Noi infatti avevamo una casa, che adesso stanno ristrutturando, una casa con lo stemma del fabbro. Di conseguenza questo è una finestra molto particolare che è stata datata dell'anno 900. Quindi un borgo antichissimo che risale addirittura a prima dell'anno 1000. Esatto, sì. Manno è caratterizzato anche dalle case torri, ma anche dalle corti, giusto? Sì, ce ne sono state due. Una che è qua alle nostre spalle, che è la Corte Gherardini, dove abbiamo la parte della torre che è datata 1400, il resto è costruito nel 1500. Probabilmente una fortezza, o comunque avendo tutte queste mura, sicuramente serviva per una sicurezza. Cioè per... E un'altra, corte che veniva chiamata Corte Barroni, molto bella, che stanno restaurando adesso, che è qua a Salire. Erano posti molto importanti, molto secondo almeno un po' nei documenti, perché comunque era un posto dove la coltivazione, la mezzadria, poi dopo andiamo nell'anno 1950, che più vicino a noi c'è più documentazione, la mezzadria era all'ordine del giorno. C'erano soltanto queste poche famiglie proprietarie, il resto erano mezzadri. Erano veramente tanti, perché si parla di 700 persone a Manno all'epoca in tutto, con i suoi borghi. Ecco Iris, passeggiando per Manno si vedono le case antiche, la corte, però si vedono anche tante case ristrutturate di recente. È un paese ancora vivo, insomma, e poi mi sembra che abbiate anche un forte senso di appartenenza. Sì, almeno penso di sì, special modo per chi come me, che nonostante abito da un'altra parte, ma c'è nato, ha vissuto, ha fatto le scuole, ha vissuto negli anni 50-60, come dicevo, con tantissime persone, perché veramente i bambini, avevamo una scuola con le cinque classi, come cose inimmaginabili adesso, e c'è proprio questo amore che ti porti dietro dagli anni passati, e comunque c'è proprio questa appartenenza al posto. È una cosa che si nota e che mi faceva anche notare, è il silenzio di questo posto, la pace che comunque dà. Forse è anche il sedersi su quel tronco, che da sempre, dai miei ricordi, c'è quel tronco che ci si sedeva lì e vedi la chiesa, e da un angolo favoloso. Cioè dal tronco lassù della canonica. E questo senso di appartenenza lo sfogate anche organizzando molte attività promozionali e iniziative a Manno? Ci proviamo. Adesso a Manno siamo circa il centro, siamo circa 15-20 persone, età media 65-70 anni. Però ci proviamo, facciamo delle manifestazioni, credo anche abbastanza importanti, non solo per il comune, per il nostro comune, ma anche nelle zone limitrofe. Abbiamo una gara goliardica di speed down che facciamo la prima domenica di luglio, ed è il percorso più lungo d'Italia, molto lungo e duro da gestire, ma che provengono da tutta Italia i piloti o comunque gli appassionati di questo sport. Oppure, non so, in giugno, il 21 giugno, facciamo il Festival Olistico dell'Appennino, ed ha preso piede, è un'altra atmosfera che qua veramente credo che sia unica, veramente è magico e sarebbe da portare avanti.
spero che riusciamo a portarlo avanti anche per il 2016. Quest'anno è stato magico. In agosto, vengo a dire agosto, cioè non è stato fantastico, il 14 e 15 agosto abbiamo fatto le rievocazioni su Matilde, includendo anche la Pieve di Toano, abbiamo portato il nostro, come dice, a persone di spettacoli, tutti cucuzzaro alla plebe, alla Pieve di Toano. Ed è stato qualcosa di magico, credo, qualcosa di molto bello. Noi sono stati 2 giorni molto intensi, sperimentiamo anche cose nuove. Ad esempio abbiamo fatto il teatro all'aperto, ma mettendo proprio le scenografie, facendole fare scenografie molto enormi. Avevamo delle scenografie di 15 metri. Di conseguenza queste persone, perché noi della Proloco siamo gli effettivi 6, poi quel giorno ci sono 100 persone ad aiutarci, ma gli effettivi 6 persone siamo, credo, proprio stacanovisti, c'è una cosa, proprio sono veramente molto da lodare, molto da... veramente sono degli angeli, poi mi sopportano, penso proprio che siano degli angeli. Il nostro viaggio on the road prosegue a Stiano, un piccolissimo borgo rurale sulle pendici del Monte Croce. Ci siamo fermati qui perché per la prima volta facciamo l'incontro con la famiglia dei Ceccati, ovvero una famiglia di artisti, intagliatori di legno e di pietra, che qui, come scopriremo anche più avanti e più approfonditamente nel corso di questa puntata, furono artisti importanti del territorio. Quella che vedete alle nostre spalle è la loro antica dimora, la casa dei Ceccati. È una dimora molto antica che pare risalga addirittura al XIV secolo e tra l'altro Luca è particolare perché è proprio uno dei rari esempi di case e torri che si possono trovare sull'Appennino reggiano. Dico rara perché è di rara bellezza, ma so che tu sei particolarmente esperto di case e torri e quindi lascia a te l'onore di raccontarci, di spiegarci cosa sono le case e torri. Grazie, ma lanciato così farò sicuramente la figura dell'ignorante. Comunque, grazie al cielo ce ne sono diverse, non tutte così belle, certo, ancora conservate nella zona appenninica. La casa torre era un tipo di abitazione che anticamente aveva delle caratteristiche difensive, infatti la porta di accesso veniva ricavata in un punto rialzato, si poteva accedere solo attraverso una scala a pioli che in caso di attacco o pericolo poi si ritirava, gli occupanti la ritiravano, così rimanevano al sicuro all'interno, e in caso di, diciamo, pericolo che permaneva, la casa torre dava anche la possibilità, diciamo, di avere un minimo di sussistenza. Infatti quei piccoli fori che si vedono proprio sotto il tetto erano per favorire la nidificazione dei rondoni, che quindi in caso di scarsità di viveri potevano fungere da sussistenza. Poi più avanti è diventata un simbolo di abitazioni signorili la casa torre, quindi a partire dal 400-500 era un'abitazione nobiliare. Per chi ha voglia di parcheggiare l'auto e proseguire a piedi, da Stiano è possibile imboccare il sentiero Matilde. Il sentiero Matilde viene chiamato così perché ripercorre l'antica strada battuta da Matilde di Canossa durante i suoi viaggi dall'Emilia verso la Toscana. E ancora oggi il sentiero Matilde tocca le principali località storico-artistiche e naturalistiche dell'Appennino reggiano, ma anche della Lunigiana e dell'Appennino modenese. E oggi il sentiero Matilde, insieme al sentiero Spallanzani e al sentiero dei Ducati, è uno degli itinerari escursionistici più interessanti e importanti che si trovano in provincia di Reggio. E può essere attraversato a piedi o anche a cavallo, ci sono diverse guide che danno indicazioni utili e consentono anche di apprezzare al meglio i borghi che si attraversano, come questo di Stiano. Il nostro viaggio sulle strade di Toano ci ha portati a Cavola. In questo momento io e Luca siamo seduti di fronte alla chiesa di San Michele, una chiesa molto antica che risale al XII secolo.
Sì, poi poco più su di interessante da visitare, qui a Cavola c'è anche l'Oratorio della Madonna della Neve che contiene un'opera intagliata ancora dei maestri ceccati, un altare molto pregevole. E Cavola comunque è un importante polo produttivo soprattutto per il territorio di Toano, ha molte imprese, molte attività commerciali ed è a mezza costa, diciamo, tra il capoluogo e la Valle del Secchia, quindi è un punto di passaggio piuttosto frequente. Rimanete con noi perché ora il nostro viaggio prosegue. In questo nostro road trip siamo arrivati a Corneto, che è veramente un posto molto interessante sia per la posizione che per la bellezza del paese. La posizione veramente consente di guardarsi intorno e ammirare un panorama straordinario. Si vede la pietra di Bismantova, si vede il castello di Carpineti, si vedono un po' questi calanchi lungo la Valle del Secchia che sono quelli che danno questo terreno che poi ha dato il via a tutta la tradizione della manifattura delle ceramiche, perché oggi siamo abituati a pensarle come industrie moderne, modernissime, all'avanguardia, però partono come tutte le altre diciamo tradizioni manuali da un saper fare connaturato con il territorio. E poi c'è il paese che è molto interessante e che contiene delle opere davvero di pregio, vero Elisa? Sì, infatti Corneto è un piccolissimo borgo medievale a pochi passi da Toano. Già arrivando in macchina è possibile vedere da lontano un'opera importante che è il campanile della chiesa di San Martino, che risale al XVII secolo, alla seconda metà del XVII secolo, ed è stato realizzato da Antonio Ceccati, erede appunto della famiglia Ceccati, una famiglia che tra il 600 e l'800 stabilì una presenza artistica importante sul territorio. E proprio qui Luca, a Corneto, è stato realizzato anche il centro studi I Ceccati, un museo importante all'interno del quale si valorizzano le tradizioni e le opere di questa importante famiglia che ha fatto dell'arte dell'intaglio su legno e su pietra veramente una cifra stilistica importante. Quindi direi che a questo punto dobbiamo andarlo a visitare. Esatto, da questo borghetto possiamo dirigerci verso il museo per andare a visitare le sue opere. Siamo con Giuseppe Lombardi, che è dell'Associazione Culturale Centro Studi I Ceccati. Voi come associazione curate un po' il patrimonio culturale appunto di questa famiglia, ne divulgate le opere, infatti avete realizzato lo scorso anno un importante volume che raccoglie tutte le testimonianze rimaste di questa famiglia in provincia di Reggio, ma non solo, che sono davvero tante. Sì, noi nel 2005 siamo partiti, un po' prima del 2005 siamo partiti con l'idea di divulgare, proprio per divulgare queste opere, questi artisti che sono nati qua vicino a Stiano, che sono nati a Stiano qua vicino di noi e sono nostri paesani, erano nostri paesani. E abbiamo fondato questo gruppo, questa associazione, proprio per divulgare queste opere. Nel 2005, aiutati dai contributi un po' dalla provincia, dal comune che ci ha ristrutturato questi ambienti, abbiamo creato questo centro studi ed è stato inaugurato proprio nel 2005 durante la festa dell'agricoltura. Niente, noi siamo partiti, abbiamo la fortuna di avere nell'archivio proprio tutti i documenti che possono certificare quando sono state fatte le opere, abbiamo fatto delle ricerche accurate e nell'occasione del 300 anni della morte di Domenico Francesco abbiamo pubblicato il libro di Paolo Lazzaro Capanni, che
con l'aiuto di Paolo Lazzaro Capanni. È un volume che ha tra l'altro moltissime immagini, quindi se uno davvero lo sfoglia si può fare un'idea di quello che è il lavoro che hanno realizzato i Ceccati. E voi comunque non vi limitate a questo, insomma, a parte che il museo è visitabile durante l'anno, credo su appuntamento, come un po' abbiamo fatto noi, e voi venite e accompagnate chi voglia visitarlo. Noi organizziamo visite guidate facendo il programma della giornata. Anche in questi mesi ne abbiamo avuto tre gruppi che sono venuti, ne abbiamo altri due gruppi che arriveranno sabato 19 e il 4 di ottobre. Noi prepariamo tutto dal mangiare, da portarli a visitare le cose, e poi li portiamo nei nostri posti dove si mangia, dove si può ammirare anche altre cose. E niente, poi durante l'anno organizziamo anche varie mostre, amici, per esempio questa mostra dei grammofoni antichi, è un amico di Scandiano che si chiama Costi. E che ci danno l'occasione di far vedere queste bellissimi pezzi che sono davvero sì, rari e interessanti. E poi per la promozione del paese un appuntamento fisso è quello che citava prima, la festa dell'agricoltura, che richiama sempre moltissime persone a inizio estate, no? Se non sbaglio. Sì, siamo sempre la seconda domenica di seconda settimana di agosto. Sempre stato così, siamo al 31esima festa, perciò ormai siamo avanti. Ecco, come è davvero una bella occasione per venire a visitare questo paese e anche questo museo, che ha veramente delle chicche molto interessanti. Tra le cose che si possono ammirare qui al Centro Studi Ceccati c'è anche una opera d'arte che sembrerebbe un po' fuori tema, però non lo è in realtà, che è una diciamo una natività presepistica. Sì. No, noi abbiamo la fortuna di avere tra i soci della nostra associazione Antonio Pigozzi, che credo che sia il migliore in assoluto in Europa, non in Italia, il migliore presepista europeo. Ed è nostro grandissimo amico e nostro socio della nostra associazione. Cinque anni fa abbiamo cominciato con lui dei corsi, ci ha fatto due o tre corsi, e tutti gli anni noi come associazione creiamo un presepio, si chiamiamolo presepio. Praticamente andiamo nel nostro territorio, le corti, abbiamo già fatto la corte di Manno, la corte di tutte le corti, i posti più caratteristici dei nostri posti qua vicino, e creiamo questi piccoli presepi che ci danno soddisfazione. Ecco, anche lui è molto soddisfatto di noi, ma noi siamo molto soddisfatti di avere lui come maestro, perché avere come maestro Antonio Pigozzi è come avere, non so. Sì, è davvero ormai riconosciuto a livello internazionale. Con me ho Clodomiro Borgonovi, scultore e artista che sta portando avanti la tradizione scultorea della famiglia I Ceccati, perché ricordiamolo, questo museo è un museo nato per valorizzare la storia e la tradizione scultorea di una famiglia che tra 600 e 800 era particolarmente attiva sul territorio per quanto riguarda appunto l'arte scultorea. Ecco, le volevo chiedere, ci racconti un po' chi erano questi Ceccati? Beh, I Ceccati erano famiglia qui della nostra zona, che hanno iniziato quest'arte della scultura del legno, e iniziando alla fine del Cinquecento hanno portato avanti quest'arte, che poi nel Seicento abbiamo i maggiori esponenti di questa famiglia, che direi in particolare Domenico Francesco Ceccati, che è riuscito a portare avanti quest'arte ad un livello direi eccezionale. Questa famiglia ha svolto questo lavoro per quasi due secoli e ha fatto delle opere in tutte le chiese qui della zona, con delle opere straordinarie che poi a volte dico, magari noi nella nostra zona non sappiamo neanche che esistono queste cose, e sono cose che direi che
sono a un livello paragonabile a certe opere che andiamo a vedere nei musei delle altre città, e siamo orgogliosi di questa nostra cultura artistica, di questa famiglia in particolare, che è riuscita a fare cose straordinarie. Oggi per lei cosa significa portare avanti la tradizione della famiglia Ceccati, intendo come scultore? Beh, per me, perché io in particolare, siccome abito proprio dove c'è il capolavoro di questo artista, io fin da ragazzino ho ammirato quest'opera, e anche oggi quando la guardo mi entusiasmo e rimango molto ammirato da quest'opera, ed è per questo che sono cresciuto con la visione di quest'arte, e ho cercato di tenere quello stile, anche se fuori epoca, ma per me portare avanti questa cosa in modo particolare mi dà soddisfazione. Lasciato Corneto, abbiamo ripreso il nostro viaggio e ci siamo fermati lungo la strada, perché qui all'ex caseificio sociale di Corneto abbiamo incontrato un luogo, oserei dire, magico. Si tratta di una mostra permanente chiamata E Banciulin, che ospita tantissimi oggetti agricoli di altri tempi, anche perché tutta la zona di Toano conserva un po' questa vocazione a valorizzare e mantenere viva la memoria di tempi anche non troppo lontani, tempi dei nostri nonni e delle tradizioni contadine che qui sono ancora molto vive. Certo, negli ultimi anni, per quanto riguarda i caseifici, si è assistito a un processo di concentrazione, per cui rispetto ai piccoli caseifici che lavoravano poco latte di una volta, si sono realizzate fusioni e realtà più grandi. Qui il caseificio non è più attivo, non si lavora più il latte, però è rimasto una testimonianza davvero forte di quello che è la cultura contadina del territorio, che a Toano è ancora molto forte. E questa bellissima e davvero interessante esposizione che adesso andremo a visitare è frutto di una grande passione di una persona che ha voluto mantenere questa tradizione. Andiamo! Siamo con Giuseppe Pagliarini, sì, che è diciamo un po' il curatore di questo museo, perché è nato tutto un po' dalla sua passione. Dopo ci racconterà anche come è nata questa cosa. Ha tenuto a cominciare da questo angolo di questa esposizione, perché qui ci sono alcuni reperti veramente interessanti e storici. Si parla di storia del parmigiano reggiano, ma che comincia addirittura prima di quello che era il parmigiano reggiano. Esatto, comincia dal Grana Volontario, che è stato il primo consorzio fatto dai reggiani nel 1928. Poi è la prima pubblicità ufficiale, questa qui, del parmigiano reggiano. E poi si è unita a Parma, Reggio e Modena nel 34-36, quegli anni lì. Questa è un'altra prima pubblicità della prima fiera del grano ancora volontario, non parmigiano reggiano ancora. E queste sono tutte le pubblicità, le cartoline fatte circa del 1920 delle ditte più famose del parmigiano reggiano. Una curiosità, queste mi sembrano addirittura incise su carta, questa qui per dire è la pubblicità per l'America. Comunque tenete presente che le pubblicità una volta facevano vedere il parmigiano reggiano, qui è più importante del grande salone americano, è davanti alla sala americana, questa è in legno, comunque la mettevano sulle forme di spedizione. È una particolarità, vediamo una crosta quasi nera, insomma. È sempre stata nera il formaggio, fino al 50...
fino al 54 che non è venuta fuori la marchiatura a puntini. Dopo nascondeva i puntini, tingerlo di nero, e hanno smesso quasi tutti, qualcuno ha continuato, ma era una salvaguardia per il parmigiano, lo teneva più umido, se no seccava tantissimo, invece così veniva protetto dalle muffe, dalle piogge, dall'umidità, tutte quelle cose lì. La mostra permanente di Corneto è davvero suggestiva, sembra di essere catapultati in un mondo d'altri tempi. Giuseppe, vuoi raccontarci che tipi di oggetti abbiamo di fronte? Sappiamo che si tratta di oggetti che anticamente venivano utilizzati per la produzione del burro. Esattamente, sono tutte formine di ogni regione o provincia, ogni regione aveva per dire il suo stemma. Noi in Emilia abbiamo sempre nel burro la mucca. In Trentino c'hanno la stella alpina, in Val d'Aosta ho visto che c'hanno i fiori, le spighe, cioè quelle cose lì. Questi qui sono tutti pezzi, direi, dal 1950 indietro. Uno direi che per me hanno un valore incredibile, non per soldi, ma per capacità di lavoro degli anziani. Ecco, la capacità di costruire le cose. Dicevi prima che anche dal punto di vista della realizzazione dell'oggetto stesso sono delle vere e proprie opere d'arte, perché se vediamo anche solo questo che Paolo sta inquadrando in questo momento è anche un bellissimo oggetto da vedere. È un'opera d'arte. E allora il bello del fare le cose di una volta era l'arte. Se riuscivano a fare un pezzo che comunque richiamava l'acquirente, riuscivano a vendere un pochino di più, perciò erano tutte cose fatte a mano, bellissime, cose incredibili, sia questo, sia quelle con le spighe, cioè tutte cose proprio fatte da artisti. Era il piacere delle cose fatte bene. Esatto, parliamo anche di questi da alta montagna, dove andavano a caccia, cinghiali, nei boschi, via. Questi sono pezzi bellissimi proprio. Allora Giuseppe, stiamo proseguendo il nostro tour all'interno della tua mostra. Tu hai una tradizione di famiglia come Casaro, ma ci vuoi raccontare da cosa nasce l'idea di mettere insieme questa collezione che è tanto straordinaria quanto insolita? Sì, è vero. Però sai, avendoci lavorato tutta la vita, vedendo qualche fotografia di mio papà che lavorava con certe cose, di mio nonno anche, dopo le cose ti piacciono, perché vedi adesso delle cose, anche quelli che lavorano adesso, come vado a dare una mano ogni tanto, non ci sono più. Dopo ti manca, ma una volta facevamo, io ho fatto anche quello che facevano i miei nonni, ho cercato quello lì, perché non si vede più in giro, per ricordarla ai giovani o via. Io qui volevo fare un museo, ma per tante cose sono momenti difficili, però l'ho fatto per me e cerco di fare più storie possibile, i fatti, le cose, i materiali, i prezzi, diciamo che sono proprio cose, direi, introvabili tante. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, alla scoperta del territorio toanese. È stata una giornata davvero indimenticabile attraverso i borghi intorno a Toano e adesso ci avviamo di nuovo sulla strada per tornare verso casa. Sì, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, vi ricordiamo che Up va in onda ogni giovedì sera alle 21.30 e poi in replica nei giorni successivi, ma lo potete vedere anche su YouTube, sul canale di Telereggio e sulla pagina Facebook di Up, Cartoline dall'Appennino. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! In collaborazione con Stampa 3, grafica e stampa in tutte le sue forme e colori. www.stampa3.it